E cerchiamo, intanto ricordo a tutti di abbonarvi al canale, fare una piccola donazione se volete, iscrivetevi e insomma partecipate, date un sostegno al canale. Salutiamo la nostra Grinettina, poi From London, Betty Cottage, Chiara. Allora, cerchiamo di capire un attimino. Di collocare Fantozzi. Allora, intanto ho parlato di filosofia di Fantozzi, anche se filosofia di Fantozzi non è ovviamente un termine, diciamo, che forse è appropriato, però il personaggio, diciamo, di Fantozzi è fondamentalmente un impiegato, come potete essere tutti voi, mediocre, sfortunato. Che rappresenta l'antieroe, rappresenta l'antiseduttore, è un individuo, diciamo, che affronta, insomma, le difficoltà della vita quotidiana amplificando, ma sono le difficoltà che tutti voi, tutte le persone che sono assorbite dalle multinazionali hanno. Ad esempio, è interessante la scena in cui lui praticamente cerca di svegliarsi sempre più tardi per impiegare meno tempo per andare al lavoro, no? Dice, all'inizio si svegliava alle 6 per essere lì alle 8:30, poi si sveglia che alle 7:51 e quindi fa tutte le cose in parallelo, mangia mentre caga praticamente o qualcosa del genere, si pettina mentre è in bagno, insomma, fa tutte le cose, prende l'autobus buttandoci giù dal balcone. Ma questa è una cosa che effettivamente fanno molti impiegati e molte persone, insomma, che sono abituate a questo tipo di routine, demolisce anche un biliardo, diciamo, no, ma Fantozzi è anche, diciamo, delle grandi caratteristiche, ha dei moti di spirito, diciamo. Fantozzi, salutiamo anche, rappresenta, no? Diciamo, però, se vogliamo, la filosofia implicita di Fantozzi ruota attorno ai temi della frustrazione, dell'alienazione, perché Fantozzi è alienato, no? Rappresenta un simbolo dell'individuo comune che cerca di trovare un senso alla sua vita. Ma è ostacolato, diciamo, da tutto ciò che è fuori controllo. Ecco, uno degli errori che fa Fantozzi è quello di voler tenere tutto sotto controllo e non riesce a tenere niente sotto controllo. Ovviamente ci sono vari personaggi, no? E varie situazioni, ad esempio la burocrazia. Uno dei temi centrali, diciamo, di Fantozzi è la burocrazia aziendale. Che tra l'altro Fantozzi, perché Villaggio per un certo periodo aveva lavorato in un'azienda di Genova che credo fosse l'Italia Impianti, salutiamo anche Daniela, credo che sia diciamo l'Italia Impianti dove lui lavorava lì dentro e ha lavorato per alcuni anni prima di fare l'attore fondamentalmente. E quindi diciamo, la cosa interessante è che queste sue gag, diciamo così, sono nate da osservazioni di vita reale, ovviamente che lui ha semplicemente amplificato, ovviamente ha semplicemente fatto crescere, ma rappresentano di fatto situazioni di vita reale. E quindi uno dei temi centrali è la sua lotta improbabile contro la burocrazia aziendale, contro, come dire, anche il servilismo e anche la lottizzazione, no? Se vogliamo, perché tutti questi mega direttori generali erano Conte, Duca, Figlie, Put, Farabut. Che rappresenta anche un po' il concetto che negli anni 70, negli anni 80, le aziende italiane sono state tutte lottizzate fondamentalmente, no? Per cui mettevano a capo delle aziende personaggi completamente improbabili, dai vari amministratori delegati, eccetera, eccetera, che le spolpavano fondamentalmente, no? Beh, le vendevano magari a prezzo. Salutiamo anche Pippoli, benvenuto in live. Ma pensate,
Non so, io ricordo quando fu venduta l'Alfa Romeo, ad esempio, venne venduta a come dire, non so, a 100 lire a metro quadro praticamente, no? Quindi ci sono tutte queste situazioni. Beh, poi certo Fracchi è un altro personaggio che ha avuto meno successo di Fantozzi. Poi un'altra cosa fondamentale è la sfortuna e anche la disillusione, no? Perché Fantozzi è l'icona dell'antieroe, dell'antiseduttore, è un individuo che sembra destinato a essere a scontrarsi con l'universo, no? A incontrare sfortuna e fallimenti in ogni aspetto della sua vita. E questo tema, diciamo, riguarda un po' la disillusione di Fantozzi verso le sue speranze, le aspettative non realizzate. Perché se vogliamo, Fantozzi, che cosa ha fatto tutto quello che fanno molte persone. Si è trovato una moglie, ma potrebbe essere per un marito, una moglie che non ama, che probabilmente la moglie la Pina, da un certo punto di vista, ama Fantozzi, ma Fantozzi è la moglie, come dire, la moglie a maglia, no? Che uno gli darebbe un destro, un sinistro. Perché la Pina è una donna praticamente, probabilmente anche una sua saggezza, la Pina, ma è una donna totalmente insipida, una donna senza personalità, una donna. Salutiamo Arianna, è una scimmia volante. Sì, perché Fantozzi ha anche tra l'altro un certo narcisismo, c'è anche un certo narcisismo di Fantozzi. Ma la Pina è un personaggio privo di ogni personalità, completamente plasmata e votata a Fantozzi, che però anche lei, nonostante tutto, ha un suo, durante, diciamo, ha una sua pseudotresca, diciamo, con Abatantuono, che quando Fantozzi pedina la moglie, insomma, che ha questa tresca con il panettiere, trova pane dappertutto, e dice Fantozzi ebbe un leggero sospetto e quindi la Pina si è innamorata del panettiere che però era un giovane butterato, 26enne, con l'alito come una fogna di Calcutta e quindi la Pina si è trovata al Toy Boy, no? Diciamoci la verità, come la rana si può trovare un girino, la Pina si è trovata al Toy Boy. Perché durante la fase di tradimento di Fantozzi si trovava il Toy Boy, che era questo giovane, il nipote del panettiere, questo giovane butterato 26enne, giovane butterato 26enne con l'alito simile a una fogna di Calcutta. E la Pina, diciamo, che gli dava lo sfilatino, no? Cioè, venga, ma lo sfilatino. E quindi anche la Pina ha avuto i suoi momenti, diciamo, ha avuto i suoi momenti, diciamo, di trasgressione. Mentre è ancora interessante la cosa che è interessante ancora la cosa che Fantozzi si innamora della signorina Silvani, no? Ecco, questa è una cosa interessante. La signorina Silvani, che è il grande amore di Fantozzi, che lo sfrutta in tutti i modi. Poi la signorina Silvani si sposa Calboni, che praticamente è diciamo, il collega di Fantozzi che diciamo che lo maltratta in ufficio, che gli fa un po' di mobbing, che lo percula in tutti i modi. E la signorina Silvani diventerà la signorina Silvani diventerà la moglie di Calboni e Calboni la cornificherà in tutti i modi. La cornificherà in tutti i modi. Fantozzi si propone in modi improbabili, diciamo, anche quando la signorina Silvani è sposata. Per fare un viaggio di nozze dove viene preso per il culo, insomma, in tutti i modi. È interessante che poi, però, tutti questi personaggi fanno una fine di merda, no? Quindi Fantozzi rappresenta anche l'alienazione e la monotonia della vita quotidiana, no? Perché diciamoci la verità, come molti di voi, Fantozzi vive una vita grigia, una vita ripetitiva, insignificante, che spesso è costellata anche da piccole frustrazioni, no? Da piccole umiliazioni. E poi è interessante anche tutti i rapporti interpersonali, no? Che ha Fantozzi. Perché
perché è molto interessante guardare i rapporti interpersonali, perché Fantozzi ha relazioni difficili con tutti, ha relazioni difficili con la moglie Pina, donna che non ama, ha relazioni difficili con la signorina Silvani che non lo prende in considerazione, ma anzi lui si pone come cavalier servente, no? Nei confronti della signorina Silvani, che cerca di sfruttarli in tutti i modi, di percularli in tutti i modi, e ha dei rapporti difficili con i colleghi, soprattutto con Calboni, che è quello che insomma si propone un po', diciamo, in modo più trasgressivo nei confronti di Fantozzi, e anche con altri colleghi, no? Che sono altri personaggi. Ma poi Fantozzi rappresenta anche i sogni, però, perché è, come dire, è pieno di sogni frustrati, di sogni infranti. I sogni di Fantozzi raramente o quasi mai si realizzano, no? E questo tema è interessante perché rappresenta un po' la lotta tra i sogni che le persone hanno e poi tra l'immagine ideale, se vogliamo, e l'immagine ideale, no? L'immagine reale, che è un'immagine di merda, e l'immagine invece ideale, dove Fantozzi ha questa cosa qua, no? Ma poi è anche una rappresentazione satirica delle tensioni di classe, se vogliamo, dei conflitti sociali, no? Perché le sue difficoltà derivano dalla sua posizione sociale, no? Di ceto medio-basso, del suo status di impiegato subordinato, perché Fantozzi è l'ultima ruota del carro, no? La nuvola che persegue Fantozzi, ma è la nuvola degli impiegati, no? Perché Fantozzi rappresenta anche una classe sociale, la classe sociale degli sfigati, che oggi ha cambiato, diciamo, probabilmente, ma ha cambiato magari un po' di connotazioni, però rappresenta il servilismo, diciamo, no? La ricerca della felicità da una parte, ma la frustrazione dall'altra. Gli episodi sono divertenti, ci sono dei personaggi. Ovviamente Ugo Fantozzi è il protagonista indiscusso della serie, no? Che è Paolo Villaggio, appunto, questo impiegato mediocre, sfortunato, con una moglie insipida, insignificante. E poi appunto Pina Fantozzi è la moglie, che spesso è anche critica nei confronti di Fantozzi, però diciamo, è tutto sommato sottomessa, no? Fantozzi sviluppa e scarica tutte le sue frustrazioni nei confronti della Pina, ma poi è anche interessante anche Mariangela Fantozzi, no? La figlia, questo cesso immondo, che però alla fine anche lei cercherà di sfruttare Fantozzi quando finalmente si sposa con la scimmia, no? Con Bongo, perché poi anche la figlia di Fantozzi, Fantozzi è il cognome, Ugo Fantozzi, no, è un nome di fantasia, Piera, l'attore si chiama Paolo Villaggio, e quindi Fantozzi nel ruolo di nonno, diciamo, avrà una nipote più brutta della madre, l'attore è sempre lo stesso. Ma la Mariangela è anche Uga Fantozzi, la nipote, Ughina, tutte lo martelleranno fino in fondo, lo sfrutteranno, anche questo mostro della figlia. Quindi Fantozzi fallisce sul piano, in tutte le aree della vita, diciamo, fallisce sul piano sentimentale affettivo, fallisce sul piano della realizzazione personale, fallisce sul piano familiare, perché c'ha una moglie, una figlia e una nipote che sono il peggio del peggio. Salutiamo anche Letizia, e quindi ha queste cose qua. No, poi un'altra cosa interessante è altri personaggi, no? Sono il ragionier Filini, no? Il ragionier Filini, che è Gigi Reder, mi sembra, che è un personaggio, no? Interessante, perché ha queste caratteristiche, non tanto è cieco come una talpa. È rintontito, come è rincoglionito, no? Se andiamo a vedere, è veramente. E però rappresenta, diciamo, l'organizzatore dell'azienda, no? Quello che cerca comunque di condizionare Fantozzi, perché il ragionier Filini
con tutte le sue, come dire, scelte improbabili, no? Delle partite, scapoli ammogliati, delle, diciamo, anche lui è veramente, si è adattato, si è plasmato, diciamo, con tutte le esigenze, se vogliamo, aziendali. È un personaggio interessante anche il personaggio di Filini, no? Ma è anche altri personaggi che vengono fuori, no? Come la contessa Serbelloni Mazzante Vien dal Mare, no? Che anche qua è una ricca aristocratica eccentrica che, diciamo, è un'azionista dell'azienda completamente rincoglionita, che ogni volta che anche qua fa le cose più folli, diciamo, no? Quando fa il varo della nave con le bottiglie, c'entra tutti, però fa vedere come persone, semplicemente a causa appunto delle raccomandazioni che ha, riesce a inserirsi, no? La contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, viene posizionata, diciamo, no? Viene coinvolta in queste cose qua proprio. Ma è una persona che non sta al mondo, ma semplicemente per i titoli e per i soldi, perché altrimenti sarebbe, diciamo, è una nullità fondamentalmente. Mentre invece i personaggi dei mega direttori sono personaggi interessanti, no? Mega direttore generale, Philippe Loupman, è una sorta di entità, no? Non è neanche, perché poi cambiano, ci sono vari mega direttori, ma diventa veramente una sorta di entità onnipotente, spaventosa, una sorta di demone, diciamo, che nei vari film si avvicendano vari direttori, dal Cobram a quello che lo schiavizza sulla nave, no? Cari inferiori, che comunque queste entità, diciamo, spaventose che trattano i sottoposti con disprezzo fondamentalmente. E la cosa interessante è che quello che il mega direttore generale dice vengono considerate leggi indiscutibili, no? Nell'azienda in cui lavora Fantozzi, no? Anche qua viene. E questi personaggi, diciamo, restano delle entità intimidatori, e Fantozzi è costretto, Fantozzi e anche gli altri impiegati, e qua viene visto tutto il servilismo che comunque abbiamo anche oggi, il servilismo di Fantozzi, Loris Batacchi, il servilismo di Fantozzi, abbiamo il mega direttore naturale, titolo acquisito, sì. Il servilismo di Fantozzi è vissuto anche oggi, comunque se ci pensiamo bene, anche a livello politico, cioè pensate, che ne so, a Biden ad esempio, o al servilismo che hanno anche i nostri dirigenti politici, no? Che adesso non è che voglio entrare a fare politica attuale. Però che magari in campagna elettorale, diciamo, fanno delle affermazioni e poi si appiattiscono fondamentalmente sul mega direttore generale, che in questa situazione il mega direttore generale potrebbe essere, non so, visto come Biden, perché diciamo che l'intelligenza più o meno è simile, però è interessante, no, questo, perché questo servilismo che è presente in Fantozzi è di fatto presente anche, è un po' una caratteristica dell'essere umano che ha domesticato, no, questa tendenza di, come dire, di servilismo nei confronti di chi è più potente. E vediamo oggi, no, anche personaggi italiani, io non faccio nomi, ma ve li farete da soli, insomma, non è che ci vuole molto a capirlo, che magari fanno campagne elettorali in cui esortano, diciamo, la forza, l'indipendenza dell'Italia, poi non appena acquisiscono il potere, tra virgolette, che poi potere non è, si appiattiscono totalmente
si appiattiscono in un servilismo, come direbbe Fantozzi, in un servilismo spaventoso, diciamo, si fanno trattare come delle merdacce, anzi, non è che si fanno trattare come delle merdacce, si pongono direttamente come delle merdacce nei confronti del mega direttore generale che diciamo, che in questo caso è rappresentato da, ad esempio, Biden, per dire, no? O da chi è più potente. Questa è un'altra cosa interessante, questo cambiamento è un'altra cosa interessante. Poi, qualche piccola ribellione c'è, no? Ad esempio, nel discorso della corazzata Kotionki, no? Quando ha un fervido, insomma, il più grande comico naturale è Razzi. Sì, però il servilismo, diciamo, del cavalier servente che oggi si manifesta anche nei nostri rappresentanti politici, diciamoci la verità, perché io adesso non è che voglio entrare nella politica, però devo dire che io ricordo, diciamo, anni fa che alcuni politici italiani comunque avevano quelle che viene chiamata la Prima Repubblica, no? La tanto bistrattata Prima Repubblica, però perlomeno c'erano dei personaggi politici che avevano delle caratteristiche, ma erano meno servili, a me sembravano meno servili, cioè c'erano state anche delle reazioni, diciamo, di servilismo meno marcato, perlomeno rispetto a quello che c'è oggi fondamentalmente nei confronti, diciamo, dell'America, che l'America ci considera come, diciamo, l'America ci considera veramente come se fossimo una sua, come dire, no, no, non voglio dire un suo possedimento, diciamo un suo feudo, ci considera come servi della gleba fondamentalmente. Purtroppo l'America ci considera come servi della gleba e noi, diciamo, con i nostri politici siamo, a interpretare il ruolo di Fantozzi fondamentalmente. Però Fantozzi poi ha anche qualche aspetto positivo, no? Perché nonostante le difficoltà, Fantozzi è profondamente umano, no? Quando dice come umano lei, cioè cerca di mantenere, diciamo, comunque un senso di umorismo, spesso cerca di sorridere, insomma, anche nelle situazioni più imbarazzanti. Poi un'altra caratteristica di Fantozzi è l'istituzione totale, anche se ha una forte voglia di trasgressione, no? Fantozzi è sempre eccessivamente istituzionale ed è sempre bloccato, no? Nel prendere le decisioni. Ha una voglia di trasgredire, ma non ha la forza, non ha il coraggio. Ecco, quindi da questo punto di vista Fantozzi non ha quasi mai il coraggio di fare, diciamo, di fare, come possiamo dire, salutiamo, di fare, come possiamo dire, un atto di coraggio, no? Cosa che invece dovremmo fare. Esatto, per gli USA siamo il paese dei nani e delle ballerine, esatto. Esatto, noi non siamo in grado di manifestare, perché non siamo in grado di manifestare una classe dirigente politica che abbia il posto della situazione. Perché? Abbiamo una classe dirigente che a parole in campagna elettorale bla 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 parla, poi appena va al potere si prostra, si mette a 90 gradi e si fa, forse gli va bene che Biden non è Rocco Siffredi, perché se Biden fosse Rocco Siffredi se li vinculerebbe tutti, però noi ci mettiamo, ci prostriamo, non abbiamo una classe politica che abbia polso, che sappia far valere, mentre invece la Prima Repubblica, anch'io, cioè, c'era la corruzione sicuramente, ma la Prima Repubblica perlomeno aveva la forza di, cioè aveva dei rappresentanti politici da una parte e dall'altra, da tutte le parti, ma aveva dei rappresentanti politici che perlomeno avevano un bagaglio culturale, una cultura politica e anche una personalità. Oggi siamo caduti nel paradosso, no? Che anche uno che prima faceva il bibitaro si può trovare a fare
il ministro degli esteri. Io non ce l'ho contro i bibitari, no? Però questa cosa qua è che è assurda, no? Che uno che confondeva la Libia con il Libano, no? Veramente, va a fare il ministro degli esteri uno che aveva fatto confusione tra Libia e Libano. Cioè, abbiamo queste cose qua allucinanti, no? Oppure le cacciottare che vanno a fare i presidenti, no? Cioè, cacciottare che vanno a fare i presidenti. Quindi abbiamo veramente delle situazioni paradossali, no? Mentre invece nella prima repubblica, che aveva veramente 200.000 magagne, però c'erano delle personalità forti. Ma io non so, i vari Craxi, ma anche De Mita, Berlinguer, tutti personaggi con mille cose, ma che avevano una forte personalità e che erano davvero meno asserviti. Aldo Moro, ma Andreotti, Aldo Moro, Craxi, anche Berlinguer, De Mita, tutti personaggi che avevano, diciamo, mille cose, o Pannella, però avevano una forte personalità e avevano una visione politica, cioè perlomeno erano politici, non erano dei fantozzi allo sbaraglio, perché quelli che abbiamo oggi sono dei fantozzi allo sbaraglio, da una parte e dall'altra, sono personaggi privi di ogni personalità che il caso, non so, il karma li ha fatti finire lì. E non hanno veramente, hanno un'incapacità di affermarsi, come fantozzi, sono ingoiati dalla burocrazia, hanno di fatto una bassa autostima. Certo, è facile fare i forti ma fantozzi, un'altra caratteristica è che ha la bassa autostima, no? Fantozzi si considera un fallito, si sente inferiore rispetto ai suoi colleghi, si sente inferiore rispetto ai superiori, diciamo, e questa mancanza di fiducia in se stesso diventa anche però una delle chiavi del suo umorismo, delle situazioni comiche in cui si trova invischiato fondamentalmente, no? Quindi Fantozzi, poi un'altra cosa è le ricerche di significato della vita, no? Perché se ci pensiamo bene, Fantozzi spesso cerca di dare un senso alla sua vita, ma le sue aspirazioni vengono sempre frustrate, no? Quindi dobbiamo capire che se noi vogliamo raggiungere gli obiettivi dobbiamo anche rischiare. Fantozzi rischia molto di più degli altri proprio per il fatto che non vuole rischiare. Questo è un po', diciamo, come possiamo dire la cosa, no? E Fantozzi poi tende a subire anche nei rapporti sentimentali, perché Fantozzi, un'altra cosa interessante, inizia a capire che forse Pina era importante per lui. Nel film mi sembra forse Fantozzi subisce ancora, in cui la Pina sviluppa appunto questa infatuazione per il panettiere, no? Per il panettiere. E quindi quando Fantozzi si rende conto che Pina, diciamo, è innamorata, no? Di questo giovane butterato con l'alito simil fogna di Calcutta, inizia a preoccuparsi, no? Inizia a preoccuparsi, inizia a sviluppare gelosia, inizia a sviluppare, diciamo, a capire che forse la Pina era anche sottovalutata. E questa è un'altra caratteristica, no? Poi, ad esempio, ci sono appunto anche il ragionier Filini, no? È un personaggio molto importante. Il ragionier Filini rappresenta la tappezzeria dell'ufficio praticamente, no? È una delle molteplici fonti di umorismo sicuramente all'interno della serie, però diciamo è la persona che è praticamente totalmente insignificante, totalmente incapace, cerca comunque di co e coinvolge sempre Fantozzi in situazioni bizzarre. E tra l'altro è un'altra cosa interessante che potete osservare, salutiamo Lori, Sara Tarot, Ninetta. Un'altra cosa interessante, che Fantozzi e Filini, nonostante probabilmente si conoscano da 150 anni, continuano a darsi del lei, no? Sì, perché poi va bene, Calboni, che è, diciamo, il geometra Calboni, no? Che è quello che
come dire, fa mobbing, tra virgolette, a Fantozzi, diventa praticamente anche il marito, no? Quello che riesce a conquistare la signorina Silvani, che si innamora di questo, che la cornifica dal mattino alla sera, no? La signorina Silvani rappresenta la tipica malgasciona frustrata che, diciamo, che diventando anziana ha tutti i suoi turbamenti, tutte le sue paure, e alla fine arriverebbe anche ad accontentarsi di Fantozzi, no? La signorina Silvani, quando Fantozzi, qua si fa vedere anche l'invecchiamento, no? Nel Fantozzi va in pensione, ci sono anche delle scene interessanti in cui la signorina Silvani, vedendosi vecchia sola, finge addirittura per, ecco, una cosa interessante, cerca di ingannare Fantozzi dicendogli che è rimasta incinta di lui, cosa che sarebbe improponibile perché avrà avuto almeno 150 anni la signorina Silvani, per pagarsi il chirurgo estetico e farsi e rifarsi e cercare di apparire più giovane, no? Fondamentalmente. E quindi Fantozzi viene anche qua, cerca di truffare in tutti i modi Fantozzi. E la signorina Silvani, sì, ego femmina, sì, è una tipologia ego femmina la Silvani, che cerca di essere fintamente, diciamo, cerca di essere fintamente seduttiva. Stimolata ovviamente ad asta la signorina Silvani, perché la signorina Silvani poi si innamora diciamo, di quello più forte, che è la Mazzuola, che la distrugge. Questo alla fine è molto interessante, no? Il dottor Birkemeyer, che è praticamente durante la Beh, la Silvani, non so se la Silvani comunque ha una sua valenza narcisista, la Silvani. Però la Silvani è la donna tipica che va alla ricerca, diciamo, del maschio di potere perché si sente una frustrata, no? La Silvani. E teme molto l'invecchiamento. È molto interessante la scena del Fantozzi va in pensione quando la Silvani si atteggia. E poi alla fine tira fuori tutte le sue frustrazioni dovute al fatto che è invecchiata e si è trovata, diciamo, incapace di sedurre, no? La signorina Silvani, diciamo, ricorda un attimino anche una canzone di De André, no? Quando dice: "È lei che fu la più contesa, la cortigiana che non si dà tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa vende le immagini ai belli e brutti", perché le donne fondamentalmente, questo lo dico veramente alle donne, che puntano tutto sulla bellezza fisica, ce ne sono, a parte che la Silvani era un cesso mostruoso, no? Era Anna Mazzamauro, però era quella donna che da cessa, diciamo, da sciampista, si credeva chissà che, e forse aveva nell'icona, no? Attirava in qualche modo. Però non ha saputo costruire altro fondamentalmente. Quindi, quando questa pseudo bellezza è diventata evanescente, si è trovata, diciamo, come nella canzone di De André, la cortigiana che non si dà tutti, si è trovata all'angolo di una chiesa perché nessuno la prende più in considerazione. E d'altra parte, le donne che non sanno costruirsi nulla, da un punto di vista anche di stabilità economica, finanziaria, che puntano, fin tanto che hanno una pseudo bellezza data dalla gioventù, invecchiando si trovano completamente disorientate, no? Si trovano direttamente disorientate perché è evidente che la bellezza passa. Se non riesci a costruirti qualcos'altro, diventi praticamente una nullità fondamentalmente. La moglie va da Barnabuccio all'ufficio telecom. Ah, per le telefonate erotiche. Sì. Perché poi, vabbè, questa è un'altra scena patetica in cui Fantozzi viene, diciamo, la moglie di Fantozzi deve fare i soldi per mantenere Fantozzi che continua a lavorare. È interessante.
Comunque, vedo persone che fanno domande, ma le domande, rispondo alle domande soltanto alle persone che fanno donazioni o che fanno, diciamo, o che sono abbonate al canale, altrimenti non rispondo alle domande. Ecco, quindi queste sono un po' le caratteristiche, no, del film, secondo me, della filosofia di Fantozzi, che però dà degli insegnamenti. Dà degli insegnamenti fondamentalmente. E poi ci sono anche, ad esempio, dei personaggi, no? Come Calboni, ad esempio. Calboni che di fatto è incompetente sul lavoro, le sue decisioni generano problemi. Probabilmente Calboni ha delle forti ossessioni per il gioco d'azzardo, per le scommesse ippiche, mi sembra, in alcuni film. E ha dei rapporti ambivalenti, no, con Fantozzi, cioè perché lo mobbizza, ci fa spesso mobbing, si trovano spesso in situazioni conflittuali e competitive e non riescono fondamentalmente ad avere un rapporto, no? Il geometra Calboni è anche un personaggio che rappresenta anche la persona che è incompetente, ossessionato per il gioco d'azzardo, con la tendenza a creare problemi, insomma, quindi che però riesce a manifestarsi e riesce ad esempio a sedurre la signorina Silvani. Questo rappresenta anche il fatto di come Calboni è anche un grande puttaniere che porta Fantozzi, ad esempio, è anche interessante la scena, che porta, diciamo, Fantozzi, cerca di portare Fantozzi a puttane in un night improbabile, dove anche lì in questo night ci sono delle vecchiarde, diciamo, totalmente mostruose, che però Fantozzi, diciamo, in qualche modo si coinvolge anche con queste, no? E queste sono cose abbastanza interessanti. Tutti la stessa paga di impiegati. Ma sì, ma la signorina Silvani però non è che era povera, la signorina Silvani era frustrata, no? Perché probabilmente una cosa interessante della signorina Silvani. Una cosa interessante della signorina Silvani, diamo il benvenuto a Ninetta dalla Chiesa che si è abbonata e quindi rispondiamo alla domanda perché un tizio conosciuto chiede il numero, il contatto e non ti cerca perché probabilmente, ecco, la cosa interessante, no? Questo è il problema che hanno molte donne, no? Che vengono contattate su Instagram o sui social e poi si lamentano che la persona non li cerca. Questa è una cosa interessante. Perché non ti cerca? Perché molti uomini non sono interessati. Allora, dovete tenere presente che nei social, e oggi Fantozzi nei social sarebbe anche una cosa interessante. Ah, se l'hai conosciuto dal vivo, beh, se uno che conosci dal vivo, che non ti ha trombato e che non ti cerca, le possibilità sono due. O, diciamo, in qualche modo non gli sei piaciuta, neanche per una scopata, oppure ha altre persone nella testa, oppure è impegnato. Queste sono le uniche risposte. Ma il vero problema è perché una persona si fa queste domande. Si fa queste domande, no? Perché noi non dovremmo preoccuparci se uno non ci cerca, noi dobbiamo diventare come delle persone, noi dobbiamo diventare come delle persone che sanno attirare gli altri. Questo è un po' il concetto di fondo, insomma.